succede che la Ferrari è l'unica oggi a vincere, tutte le altre o perdono o pareggiano. Quindi un'altra giornata positiva. È un'altra giornata positiva, un'altra partita in meno da qui alla fine. È chiaro che non è abbastanza, però se guardiamo la partita di oggi, tanta roba. Quindi benissimo così, sapevamo anche un po' il risultato di qualche squadra prima di noi, siamo andati in svantaggio e nonostante questo, come contro il Renate, non ci siamo scomposti più di tanto e siamo riusciti a ribaltare una partita che magari nel girone d'andata l'avremmo persa. E invece adesso abbiamo sicuramente acquisito una fiducia, una convinzione diversa nei nostri mezzi, chiunque giochi, perché purtroppo anche oggi abbiamo avuto qualche problema di troppo, rientra qualcuno, sta fuori qualcun altro, siamo sempre un po' in emergenza, ma chi gioca riesce a fare sempre prestazioni da un punto di vista mentale, di attenzione, di spirito, di gruppo. Se ripeto, se siamo lì è proprio perché c'è un gruppo di questo tipo. Cosa temi adesso in vista della promozione in Serie B? Non temiamo niente, nel senso che sono le stesse cose di prima. Dobbiamo pensare una partita alla volta e ragionare sulla prossima partita, che sarà il Trento, che nel girone di ritorno è la squadra che ha fatto più punti di tutti. Francesco, l'azione del secondo gol è, secondo me, paradigmatica di quello che è la Ferrari in questo momento a livello mentale. Un ultimo minuto giocato con un'intensità come fosse l'ultimo della partita. E l'azione è il gol che arriva proprio sullo scadere, con la voglia e gli occhi di Siligardi di cui parlavamo ieri. Tutto che sta girando nella testa, nel senso positivo. Sì, ci eravamo accorti che mancava pochissimo, dalla panchina gli abbiamo chiamato di buttare la palla dentro e sperare in una spizzicata, quasi già da subito la palla di Balestrero poteva andare a guerra, e poi batter la rimessa laterale subito veloce, perché ci eravamo accorti che stava scadendo, e da lì è uscita l'azione del gol. E sicuramente quel gol è stato decisivo, perché il Mantova nel primo tempo ha giocato una partita dal punto di vista nervoso, anche agonistico, anche di organizzazione, di qualità importante. Quel gol lì sicuramente gli ha dato, diciamo così, un po'. Gli ha fatto capire che non era giornata neanche oggi e che noi eravamo in palla per poter vincere la partita. Quello è stato sicuramente per loro una mazzata. Mi volevo chiedere, appunto, all'andata una partita ragnosa, finita in parità, al ritorno nei primi 25, insomma, questo Mantova come lo vede e come l'ho visto oggi? Se devo dire la verità, non l'avevo visto bene contro l'Arzignano, delle partite che ha fatto con Mandorlini. Le altre partite, compreso il primo tempo di oggi, è sicuramente una squadra che c'è, ha dei valori e c'è. Poi Non è facile quando si è in quella situazione di classifica, anche perché in quella situazione di classifica ci sono delle squadre che hanno dei valori anche loro. Quindi è un campionato questo dove nei play-out o poco fuori ci sono delle squadre che sono partite per vincere il campionato, quindi l'equilibrio e gli episodi la fanno da padrone in questo campionato. Come hai fatto a portare Siligardi a questi livelli? No, è lui che ci è arrivato e speriamo che tenga botta fino alla fine. È lui che ci è arrivato con l'impegno dall'inizio della stagione fino ad oggi. Poi si è adeguato, si è adattato anche un po' al nostro modo di giocare, che lo poteva penalizzare giocando in un certo modo. Poi alla fine è stato bravo lui e poi anche qualche infortunio a farci cambiare modulo e a diventare un giocatore decisivo anche oggi. Mancano ancora 5 partite, ce lo dobbiamo conservare. Sì,
cosa le dà più tranquillità? Poca tranquillità. C'è la totale mancanza di casualità in tutto questo. Perché dopo il gol, a me la Ferrari è piaciuta moltissimo dopo il gol preso, per esempio, perché non si è mai disunita, anche quando Mario non riusciva di sfondare, perché c'è stato un momento in cui Mario... Sì, però, abbiamo sbagliato tanti passaggi, però non vi siete mai disuniti, non vi siete mai scoperti, cioè avete mantenuto una certa tranquillità, una prova di maturità. Ecco, le dà più tranquillità questo, o anche il fatto di avere alle spalle una società e il senso di un percorso che si sta compiendo, di un progetto? No, vabbè, la tranquillità può arrivare, può venire dal lavoro che facciamo, dall'impegno che i ragazzi ci mettono sempre tutta la settimana, dalla mentalità che si è creata, dal nostro modo di giocare. Questo ti dà tranquillità per poter andare da adesso fino alla fine e non cercare di non lasciare niente al caso, come dicevi tu. Questa è la tranquillità che abbiamo. Però ripeto, in questo qua è un campionato dove ci vuole poco, e se si abbassa la cresta o se si toglie il piede dall'acceleratore si rischia grosso. Però sicuramente la grande fiducia che abbiamo in questo momento viene dal grande lavoro che abbiamo fatto, dalla mentalità e dal lavoro che stanno facendo i ragazzi durante tutta la settimana. È chiaro che poi questo è possibile grazie a quello che la società nostra ci mette a disposizione, quindi in questo momento qua ci dobbiamo credere tutti assieme e essere consapevoli che stiamo facendo dei passi importanti, però dobbiamo farne ancora qualcuno. Io volevo chiedere invece se è rassicurante il fatto che Pizzignacco nelle ultime partite non sia mai stato decisivo. Sì, in effetti ha fatto, è stato, come dicevi tu, meno decisivo, perché comunque qualche gol in più l'abbiamo fatto, quindi e siamo comunque rimasti una squadra che ha subito e subisce poco. Questa è un'altra cosa che ci deve dare fiducia e ci deve dare tranquillità. Però non possiamo essere tranquilli se tutte le partite entriamo in campo e rischiamo di prendere gol, come è successo oggi, come è successo con Renate, come è successo con altre partite, adesso non mi ricordo, ma nelle ultime gare, nei primi minuti abbiamo sempre rischiato di prendere gol, oggi ce l'hanno fatto. Quindi dobbiamo stare molto più attenti. Per quanto riguarda la lotta alla promozione, rimane il gioco solo a possesto o ci sono anche le altre? No, vabbè, questo è un campionato, ripeto, di grande equilibrio, quindi ci sono altre squadre in corsa. La Prosesto probabilmente è un po' più avvantaggiata delle altre, perché deve ancora giocare contro di noi, quindi potrebbe avere questo tipo di vantaggio. Però il Pordenone rimane una squadra importante, e anche le altre dietro hanno i punti, ci sono ancora dei punti in palio per poter recuperare. Noi faremo di tutto per fare in modo che non succeda, chiaramente. Ministro, volevo solo chiederti due cose. Cosa ti dice la testa e soprattutto cosa ti dice il cuore a questo punto del campionato? Cioè, quali potrebbero essere le cose extra campo, visto che sul campo sono malati? No, il cuore dice che sono contento per le emozioni che si stanno vivendo e che i ragazzi meritano di vivere in questo momento qua. La testa dice che il calcio fino alla fine non bisogna mai mollare. Finora non abbiamo avuto niente da dire sulla mentalità, sull'atteggiamento, sullo spirito e sul modo, ripeto, che dicevo prima, di allenarsi, di fare le cose, e ancora dobbiamo cercare di tener botta per un mese. Poi le cose, se devono venire, vengono, e possono venire solo se in campo mettiamo quello che abbiamo detto.